Mazara, Belice Ambiente, terzo giorno di proteste degli operatori ecologici. Castelvetrano, l'ex procuratore Francesco Messineo nominato commissario straordinario. Mazara cava trasformata in discarica, arriva l'ordinanza del sindaco Nicola Cristaldi. Mazara, illuminazione e trasporti pubblici, nuovo appello dal quartiere Bocca Arena. Pasqua, entrano nel vivo in vari comuni le iniziative della Settimana Santa. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. L'ex procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo, è stato nominato commissario straordinario a Castelvetrano. I particolari nel servizio. Sarà l'ex procuratore capo di Palermo Francesco Messineo a ricoprire il ruolo di commissario straordinario al comune di Castelvetrano. Messineo sostituirà in pratica il consiglio comunale decaduto nelle settimane scorse a seguito delle dimissioni in massa dei consiglieri nell'ambito del cosiddetto caso Giambalvo. La nomina di Messineo è stata firmata ieri dal presidente della regione Rosario Crocetta. Il governatore ha ringraziato l'ex procuratore per aver accettato l'incarico con il quale, afferma Crocetta, Messineo continua il proprio impegno a tutela di istituzioni e società. In relazione al prestigio della personalità coinvolta, aggiunge il presidente, ritengo questo un gesto di solidarietà concreta a favore della città di Castelvetrano e di tutti i cittadini. Messineo probabilmente si insedierà a Castelvetrano subito dopo Pasqua. Intanto il sindaco castelvetranese Felice Errante ha accolto positivamente la nomina dell'ex procuratore capo di Palermo. Sono lieto, ha affermato in una nota il primo cittadino, che il presidente Crocetta abbia voluto scegliere una figura di così alto spessore per un incarico così delicato come quello di sostituire l'organo supremo di indirizzo e controllo. Spero, ha aggiunto Errante, di incontrare al più presto il nuovo commissario, che sono certo, oltre a svolgere con perizia e dedizione il suo incarico, saprà essere un importante baluardo a tutela di questa importante istituzione e della città tutta. Amministrative 2016 si voterà il 5 giugno in Sicilia, così come nel resto d'Italia, il primo turno delle elezioni nei 28 comuni chiamati alle urne. Lo ha deciso ieri la giunta regionale presieduta dal presidente Rosario Crocetta. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà invece il 19 giugno. In provincia di Trapani si voterà soltanto nel comune di Alcamo, dove si svolgeranno le elezioni con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale a seguito delle dimissioni dell'ex sindaco Sebastiano Bonventre. Dura presa di posizione del Partito Democratico di Petrosino contro l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaspare Giacalone. In una nota il locale Circolo Democratico denuncia la gravissima situazione in cui verserebbero le casse comunali, un buco complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro, a fronte del quale il PD esprime forte preoccupazione per le sorti del comune, forte irritazione nei confronti dell'amministrazione. Ecco perché inoltre il partito chiede che si faccia chiarezza sulla situazione economica del comune, si cominci una gestione più sobria della spesa pubblica. Noi ci fermiamo per un momento pubblicitario. E Gino Paglino, il nuovo segretario del Partito Socialista Italiano ad Alcamo. A eleggerlo sono stati ieri delegati al congresso comunale del partito. Fanno parte della segreteria anche Leo Savallo, Vito Galbo e Lorena Di Bona. Eletto anche il direttivo, durante il congresso è stata ufficializzata l'adesione del movimento Area Democratica ai socialisti. Continua a Mazara la protesta dei dipendenti della Belice Ambiente, il servizio. Terzo giorno di proteste a Mazara del Vallo da parte degli operatori ecologici della Belice Ambiente, che svolgono il proprio servizio nella città del Satiro. Anche la scorsa notte i lavoratori hanno presidiato l'aula consiliare mazzarese in attesa che si sblocchi in qualche modo la situazione legata al mancato pagamento di 6 stipendi. I dipendenti in questione chiedono a gran voce un incontro tra il sindaco Nicola Cristaldi e il commissario straordinario della
della Belice Ambiente, Sonia Alfano, protagonisti da mesi e mesi di uno scontro a tutto campo che di fatto stanno pagando in prima persona i lavoratori. Un incontro magari pubblico nel corso del quale trovare una soluzione per queste persone giunte da tempo ormai a un livello di disperazione molto alto. Intanto su quanto sta accadendo attorno alla Belice Ambiente, ieri sera si è registrata una presa di posizione dei consiglieri comunali mazzaresi Giorgio Randazzo, Giuseppe Di Gregorio e Giacomo Cangemi. I tre hanno informato della situazione la presidenza della regione, l'assessorato per le energie. Contatti telefonici ripetuti sfociati ieri in una riunione tecnica tenutasi a Palermo, nel corso della quale si sarebbe parlato, come hanno riferito Randazzo, Di Gregorio e Cangemi, della pianta organica dei lavoratori che confluiranno nella SRR Trapani Provincia Sud, delle numerose ordinanze emesse dal sindaco Nicola Cristaldi e del contenzioso in atto tra il comune e la Belice Ambiente. Ebbene, rispetto alla pianta organica, la Regione ha comunicato che il documento già approvato dal CDA della SRR dovrebbe ricevere il via libera dell'assessore Vania Contraffatto la prossima settimana. Poi la Regione avrebbe fatto sapere che approfondirà la vicenda relativa alle ordinanze urgenti emesse dal sindaco Cristaldi e in ultimo che verranno poste in essere tutte le azioni necessarie affinché si possa giungere nel più breve tempo possibile al pagamento degli stipendi arretrati ai lavoratori. Intenti e parole che ci si augura si traducano presto in fatti concreti. Il comune di Gibellina aderisce alla giornata mondiale dell'acqua. Per l'amministrazione comunale per ridurre lo spreco d'acqua ha messo in campo un intervento a scala urbana che ha interessato ben 20 perdite nella rete, la gran parte sulla rete stradale, alcune nelle piazze e nelle vie pedonali. È servito più di un mese, si legge una nota, oltre 10.000 euro per mettere fine a uno spreco costante di oro blu e le somme saranno recuperate con un'azione legale nei confronti dell'EAS. Sarà presentato martedì prossimo a Erice il programma della manifestazione Non ti scordar di me, in memoria di Barbara Rizzo e dei gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, rimasti uccisi nella strage mafiosa di Pizzolungo il 2 aprile dell'85. Il programma delle iniziative sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il plesso scolastico Giuseppe Salvatore Asta alle 10.30. Cava di via Farfantazzo, al confine tra Mazara e Campobello, c'è un'ordinanza del sindaco Cristaldi per la bonifica della zona e il servizio. Bonificare il sito rimuovendo il materiale interrato e smaltendolo correttamente, quanto ha ordinato il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, alla società proprietaria della cava dismessa di via Farfantazzo a confine tra Mazara e Campobello di Mazara, nella quale è stata scoperta nelle settimane scorse una vera e propria discarica. Il provvedimento del primo cittadino risale a venerdì scorso e il titolare della società in questione avrà 30 giorni di tempo per effettuare le operazioni di bonifica, ovviamente a proprie spese. Se la società non dovesse intervenire, sarà il comune a effettuare il servizio sostitutivo per poi addebitare le spese effettuate al titolare. Come si ricorderà, la vicenda è venuta alla ribalta a gennaio a seguito della segnalazione fatta da alcuni cittadini residenti in zona nei pressi di Torretta Granitola. Nella cava vennero rinvenuti rifiuti di ogni genere, anche interrati e andati a fuoco. Sul posto intervennero tecnici comunali, guardie di finanza, vigili urbani e tecnici dell'ARPA. Pochi giorni dopo venne effettuato un intervento tampone per lo spegnimento del fuoco in attesa di un intervento più completo volto alla bonifica di tutto il sito. Alcuni disservizi sono stati segnalati nel quartiere Boccarena a Mazara. Questa mattina abbiamo sentito al nostro microfono Antonino Burgio del Comitato Giovanile Pro Boccarena. Sentiamo. Voi abitanti di Boccarena avete segnalato alcune disfunzioni, di che cosa si tratta?
Ma noi registriamo che da circa un mese e mezzo il trasporto della scuola bus non funziona. Abbiamo avuto diverse sollecitazioni dei cittadini che rimangono i bambini appunto in mezzo alla strada e fino ad ora ancora continuiamo a registrare il fatto che non funziona. Vorrei capire qual è il problema e se questa amministrazione, che spero lo stia facendo, si possa attivare per risolvere il problema, perché non si possono lasciare dei bambini senza lo scuola bus, appunto perché molti di loro non hanno mezzi propri per raggiungere le scuole limitrofe. Quindi chiediamo a nome del Comitato che possano ripristinare immediatamente questo servizio, perché ci rimane solo questo per accompagnare i nostri ragazzi appunto alle scuole limitrofe. Quindi vorrei capire come mai ancora da circa un mese e mezzo non funziona questo scuola bus. Noi finora abbiamo cercato di tamponare dicendogli che il mezzo era in assistenza, quindi giustamente ancora ci prolunghiamo. Quindi vorrei capire cosa stiamo facendo in tal senso. E poi stiamo riuscendo un totale abbandono da parte delle istituzioni per il quartiere Boccarina. Io credo che sia giusto e corretto che qualcuno si rimbocchi le maniche anche dai vertici più alti per appunto garantire dei servizi essenziali a questo quartiere, perché finora non ne abbiamo. Un'altra questione riguarda l'illuminazione pubblica. Ma abbiamo un'illuminazione pubblica che in questo momento funziona al 50%. Abbiamo diversi lampioni fuori uso, lampadine inesistenti, il ponte di Boccarena che si vedono segnali di non stabilità, e anche quest'ultimo funziona al 50%. Io vorrei capire dove vogliamo arrivare. Il Comune di Quartiere di Boccarena comunque manderà una missiva a chi di competenza, perché lasciare un quartiere in questa situazione secondo me è una cosa disgustosa e abominevole. Il comune di Mazara ha reso noto oggi che è stata disposta la chiusura degli uffici comunali per la giornata di sabato. Rimarranno comunque aperti gli uffici volti ad assicurare i servizi essenziali, l'apertura dei siti museali e i servizi turistici, il comando di polizia municipale del cimitero. Varato questa mattina a Trapani il nuovo aliscafo dell'Ustica Lines, il servizio. È stato inaugurato questa mattina a Trapani il GNM, l'aliscafo più grande del mondo della Ustica Lines, interamente costruito nei cantieri di Trapani. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Simona Vica di Madrina del Varo, il presidente della regione Rosario Crocetta, autorità civili, militari e religiose provenienti da tutta la Sicilia. L'amministratore delegato della Ustica Lines, comandante Ettore Moraci, ha chiaramente espresso come questo momento rappresenta per l'azienda un punto di partenza che segue 20 anni di impegno assoluto nel raggiungere obiettivi importanti, rappresentanti oggi della più grande flotta di mezzi veloci d'Europa e degli oltre 2 milioni di passeggeri ospitati ogni anno. Il GNM, che verrà utilizzato sulle rotte siciliane servite dall'azienda di navigazione, ha una capacità di 350 posti a sedere suddivisi in 4 saloni dislocati su 2 piani e raggiungerà una velocità di 35 nodi. La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per il 6º anno consecutivo ha partecipato all'iniziativa di solidarietà Cerca un nuovo amico. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma onlus consiste nella vendita di uova di Pasqua tra il personale dipendente allo scopo di ricavare somme da destinare ad importanti progetti di ricerca. Al via i riti della Pasqua nei comuni del Trapani. Il servizio. Riti della Settimana Santa in diversi comuni del Trapanese. A Marsala oggi si svolge la sacra rappresentazione della Passione del Signore. Domani invece alle 17 sarà la volta della processione del Cristo morto e della Dolorata. A Favignana, sempre domani a partire dalle 21, si snoderà per il paese la processione del Cristo morto. A Marettimo alle 18:30 la Via Crucis con la processione di Gesù morto e Maria Santissima Dolorata. Cioè, si tiene il Venerdì Santo la processione dei misteri che uscirà alle 14:30 dalla chiesa di San Giuliano.
Anche a Trapani domani si svolgerà la processione dei misteri. Domenica invece a Mazara in Piazza della Repubblica alle 9:50 si rinnoverà la tradizione del rito pasquale dell'Aurora. Lo ha reso noto oggi il comune. Con il sottofondo della banda musicale si svolgerà il tradizionale incontro delle statue del Cristo risorto e della Madonna. L'incontro sarà preceduto dall'angelo a cavallo che annuncerà per le vie cittadine l'Aurora. Al termine dell'Aurora, le due statue saranno accompagnate in processione dalla banda musicale nel percorso che partirà da Piazza della Repubblica. Oggi intanto è in programma nelle parrocchie la messa in cena Domini con il rito della lavanda dei piedi. Chiudiamo con la nota di sport volley. La Sigel Marsala sarà impegnata il 25-26 marzo a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, per la fase finale della Coppa Italia della B1 femminile. Alla competizione sportiva prenderanno parte le quattro squadre che alla fine dell'andata comandavano i rispettivi gironi, tra le quali appunto le atlete lillibetane. La semifinale in programma domani vedrà la sfida tra la Sigel Marsala e il Properzi Volley Lodi. Chi vincerà giocherà la finale con la vincitrice dell'altra semifinale, la finale in programma sabato. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.